arretrarono di un passo e guardarono. Dentro la cassetta c'era un foglio di carta ingiallita con sopra 5 segni neri. Dennison lo prese e lo gettò da parte ed entrambi si chinarono a vedere. Si guardarono l'un l'altro, le fronti aggrottate. Dentro la cassetta c'erano delle cose simili a scatole, la maggior parte lunghe quanto una mano, forse qualcosa di più, ma non più larghe, e alte 2 o 3 dita. Ognuna era coperta di tela. In quel momento sentirono dei passi fuori e i cani si allontanarono, abbaiando giù per la vallata. Dennison lanciò un grido di rabbia e di paura e versò freneticamente il petrolio sopra quelle cose che parevano scatole e su quel foglio di carta ingiallita con i 5 segni neri. Poi infilò il foglio nella lampada e ve lo tenne finché un angolo non prese fuoco. Quindi buttò la carta incendiata sopra la cassetta e tutti e due corsero fuori dalla tenda verso le colline. Correndo, Rudd si sentì pieno di paura. Ancora dopo parecchi mesi, mentre stava nascosto nei boschi, ricordava con terrore la cassetta e talvolta, quando faceva dei segni nel fango, erano i 5 segni che aveva visto sulla carta ingiallita che ricopriva quelle cose là dentro.